Piacere, io sono Barbara, Direi di sì. donna viva, in carne, ossa e sangue, e questa affermazione penso che tanti la conoscano, no? Ormai è nell'aria. Allora, io ho conosciuto PPT, in realtà prima del 2013, quando è avvenuto tutto. Ero in ricerca dentro la SERC americana di quello che era successo nelle banche sudamericane, quindi il grande default che ha un po' fatto suicidare tanta gente. Quindi cercavo di capire che cosa era successo. E, ormai lo dico da un po', il primo documento che mi è venuto nelle mani di questo PPT, One People Public Trust 1776, che è la data della Costituzione degli Stati Uniti d'America, quella famosa che diceva Aldo prima, che contempla il diritto alla felicità, era il documento con 047 finale. Allora, tutti questi documenti sono tutti a disposizione, sia chiaro, è una procedura depositata in un ufficio, in un pubblico registro negli Stati Uniti d'America. Nel nostro sito c'è tutta la documentazione, quindi tutto quello di cui vi sto parlando e vi parlerò durante questo tempo, che non so quant'è, quello. Quanto basta, bravissimo, è tutto a disposizione nel sito. Noi è io sono, ok? O con l'accento o senza accento, adesso va bene lo stesso. Quindi questo famoso documento 047 finale parlava di riconciliazione con il primo creatore. Riconciliazione con il primo creatore, dentro la secca americana, dove si parlava di titoli, di finanza. Che voleva dire? Ma l'ho preso, l'ho un po' letto, l'ho un po' compreso, anche perché non sono una grande amante dell'inglese, quindi per me questi documenti parlano a un altro livello, ok? Li comprendo in un altro livello. E quindi l'ho lasciato un po' lì e ho continuato le mie ricerche. Poi alla fine di gennaio ho cominciato a vedere che si cominciava a parlare di OPPT in generale, si cominciava a capire che c'era qualcosa nell'aria. E ho cominciato a cercare dei gruppi di lavoro Facebook, dove ho incontrato poi tra l'altro Aldo, ok? Direi. Allora, mi sono inserita in questi gruppi e ho cominciato a studiare, ok? Ma cosa era successo? Intanto sono cominciato la frode delle bolle papali la sapevo già, ok? Quindi non lo so se voi sapete che cosa è successo nel 1302. Grazie a un papa di nome Bonifacio VIII. Vi faccio un excursus veloce perché non so se tutti conoscono questa. Sì, buono qua mi dicono, guarda, è buono con le patate, direbbe mio nonno. Allora, Bonifacio VIII è quello che Dante Alighieri ha messo nell'inferno vivo. È il motivo per cui è stato scomunicato. Perché non ha scritto un trafiletto, ha scritto un bel pezzo e lo descrive come un essere nefasto, maledetto, lo descrive come veramente cattivo, ok? Cosa ha fatto questo Papa? Questo Papa, non ho una penna perché sennò userei questa bella lavagna. Cosa ha fatto? Ha iniziato, ma non credo che si vedrà, non credo che si vedrà, però così sì, ha iniziato e ha creato, è diventato il disponente di un trust. Trust in realtà vuol dire fiducia, lo spiego io, no? Abbiamo detto di fare una veloce. Il trust vuol dire fiducia e è la fiducia. Siete fantastici, a dire poco, grazie. Ok? Hai il cerchio più grande. Ok? Che cosa? Hai il cerchio più grande. Non è un cerchio, è un triangolo. Ecco perché. Allora, Bonifacio VIII Triangolo che tu dovevi. diventa, crea un trust, quindi diventa il disponente, quindi quello che lo emette e anche quello che lo paga. Mi sentite? Anche quello che lo paga. Qualche anno dopo, un altro papa fa l'altra figura, questo è il disponente, l'altra figura del trust che è l'amministratore. Successivamente, questo succede nel giro di 3 anni, l'ultimo papa crea il beneficiario. Vi ricorda niente il triangolo? Così?
Beh, dai, via, un po', dai Illuminati ci siamo, cioè, no, un po' la fa la storia Illuminati, e infatti è proprio quella la storia, in realtà. In realtà, e non voglio più scrivere adesso, voglio soltanto lasciarvi questi tre puntini qua, in realtà con questo trust è stato messo, è stato creato un recinto sul mondo, in particolare è stato Bonifacio, dove nella sua bolla papale una santa ecclesia, cosa fa? Dichiara tre cose importantissime. Dichiara che siccome Dio ha creato la terra e lui è Dio in terra, la terra è sua. Ma anche siccome la terra è sua, anche tutto quello che c'è sopra la terra è suo. Quindi sapete che Bonifacio, vescovo di Roma, Francesco, adesso dice che la proprietà privata non è poi così proprio importante adesso, ma in realtà non lo è stato mai, perché dal 1302 non esiste, perché se è tutto del papato, quindi tutto del papa, quello che noi andiamo ad usare oggi è la proprietà, a comprare anche, è la proprietà d'uso dell'immobile, infatti ci pagate le tasse, giusto? Ci si pagano le tasse? E ve la possono togliere, giusto? Quindi non è di nessuno, ok? Se no non vi possono togliere una cosa vostra, non esiste. È privata, Aldo mi dice, è privata, la proprietà è privata nel senso che è mancante, giusto? Privato, privato vuol dire mancante, e infatti è privata, è levata, è tolta perché c'è soltanto la proprietà d'uso. Come è abbiamo la proprietà d'uso delle nostre macchine, perché in realtà il proprietario delle vostre macchine è il PRA, non siamo noi. La mia c'ha una proiezione di io sono sopra, un po' diversa, poi vi spiego che cosa succede. Ma l'ultima cosa che ha affermato Bonifacio VIII, che è stata, direi, terrificante, è quella che siccome c'è stato un diluvio, uno dei tanti diluvi, quello di Noè, e l'unica terra ferma dove potevi mettere i piedi era l'arca, e Noè è il suo avo, l'unico vivo sulla terra, perché gli uomini sono tutti morti in mare, giusto? Quel diluvio, tutti. L'unico vivo sulla terra era lui. E beh, della sua famiglia, infatti il contorno, giusto? Questo ha permesso, ma perché è stato fatto? Ha permesso che il diritto dell'ammiragliato, quindi il diritto che si esercitava in mare, potesse essere applicato sulla terraferma. Perché questo diritto dell'ammiragliato era così importante? Perché è il diritto che regola le merci e lo scambio delle merci. Che c'entrano le merci con gli esseri umani? C'entrano, perché essere umano in realtà non è uomo. Essere umano è un termine coniato durante le deportazioni degli schiavi. Quindi dirsi esseri umani vuol dire dirsi schiavi. E infatti il diritto e le grandi dichiarazione dei diritti umani e tutto il diritto canonico parla di esseri umani.